È uscito anche il video su come installare la patch di Yo-Kai Watch 4 per Nintendo Switch, Yuzu e Ryujinx. Alcuni di voi però mi hanno detto che hanno problemi con la patch di Yo-Kai Watch in italiano. Non parte la patch o non parte il gioco se non avete la versione 2.2.0, non la 2.0 o la 1.0, la 2.2. Quindi assicuratevi di avere la versione esatta. I link li trovate tutti quanti nel video della guida. Ehi, hey, ciao a tutti! Bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video ho completato le due missioni chiave che erano rimaste da fare e ho fatto amicizia anche con un nuovo Yo-Kai. Direi che non è proprio andata male alla fin dei conti. Se non che Alphonse, a quanto pare, sembra stia tramando qualcosa. Pare voglia trovare una certa principessa che si dice sia in questo mondo, però allo stesso tempo. Sì, vabbè. Però allo stesso tempo sta cercando di metterci i bastoni tra le ruote, facendo imbestialire gli altri yokai per qualche ragione. Non capisco come far andare in forma Shadow gli altri yokai sia un bene per trovare una principessa scomparsa. Bah. Ah, ma questo è Tate? Vediamo un po'. Eccolo! Ehi, Tate, che succede? Abbiamo appena sentito un urlo. Sorellona, sei tu! Che combinate? Devi aiutarmi, sorellona, siamo in pericolo! Si tratta di Melissa, ha un'ombra dietro di sé che la segue dappertutto! Sì, la sua ombra, sai, quando il sole casta l'ombra è quella. Ora calmati, Tate, forza, raccontaci tutto nei minimi dettagli. Summer, chi sono questi ragazzini? Sono amici di Tate, forse? Ma che ti importa chi sono? Quindi, siete stati voi ad urlare prima? Spiegateci cosa è successo, dai. Ecco, sono stato io a gridare poco fa, vi chiedo scusa. Non devi scusarti, Manami! Ah! Pietro! Hai capito Pietro? La chiama Manami per nome. Non devi scusarti, Melissa, in fondo non è colpa tua. Esatto, sembra che ultimamente ci sia qualcuno che la spia. Qualcuno che la spia? Del genere? C'era un'ora di appuntamento qua per andare al parco quando all'improvviso è apparsa una strana ombra nera proprio qui! Sono anche per terra ora, vedete? Non abbiamo fatto in tempo a renderci conto del tutto che è fuggito, fu che è fuggito subito. Beh, è senza dubbio un fatto inquietante. Dove avete visto comparire quell'ombra? Proprio laggiù. Ah, forse era Demon Gufo? Voi che dite, ragazzi, dovremmo andare a controllare? Eh certo. Tate e i suoi amici ci hanno detto di essere stati spaventati da un terribile mostro. Di chi si tratterà mai? Direi di sì, il colpevole potrebbe essere ancora nei paraggi. Dopo che vi ha sentito, no. C'è anche nell'anime questa. Sì, in maniera molto diversa, però c'è. Ah, ha lasciato qualcosa. Stomaco di plastica, bello. Però perché giallo? Oddio, sì, lo stomaco forse però ha un colore più grigio. Questo sembra uno stomaco di plastica. Com'è finito qui? Fermi tutti! Avverto loro di uno yokai provenire dal suo interno! Quindi l'ombra che hanno visto Tate e i suoi amici è uno yokai. Però è strano, qual è il senso di questo stomaco di plastica? Il corpo umano? Che ne dite se usassimo Melissa come esca? Non se ne parla, potrebbe essere pericoloso! A dire il vero non è una cattiva idea, potrebbe essere la soluzione giusta. E in ogni caso non posso pensare io a coprirci le spalle in caso di attacco. Lui ha il Kuroi Watch, quello potente. E poi possiamo sempre contare sull'aiuto. Sì, è quello il succo del discorso che ha detto Cole. Vi proteggo io, no? Quindi dobbiamo prendere lei come esca. Ma un'esca viva? Sembrano già più rilassati. Di cosa stanno parlando, Tate? Stavamo parlando della lezione di scienze di oggi. Sapete, ci hanno portati per la prima volta in laboratorio. Che emozione! Io adoro i modelli anatomici, sembrano così reali! I modelli anatomici? Ah, io li detesto invece. Mi mettono in soggezione. E voi cosa ne pensate, ragazzi? Siete d'accordo con me, vero? A dire il vero, non credo di averci mai pensato, sinceramente. Siamo in due. Mi dispiace interrompervi, ma ora ho bisogno che mi prestiate ascolto. Modello anatomico, stomaco. Fai 2 più 2. Quindi volete che io vi faccia da esca? Proprio così, ma puoi stare tranquilla, Melissa, ci saremo noi a proteggerti. D'accordo. Serve a catturare il colpevole, sono pronta a tutto. Bene, ci siamo! Torniamo al Parco Gioventù e diamo un'occhiata intorno. Al Parco Gioventù? Let's go! Ah no, era più vicino. Wow! Si è impennata!
Wow. Bene, siamo pronti. Vieni fuori, ombra misteriosa. Voi state indietro, ragazzi. Penseremo nel catturare quel mostro. D'accordo. Tranquilli. Ma perché non si è fatto ancora vivo? È timido, forse? O forse non appare ogni singola volta che vede Melissa, magari. Se no sarebbe un problema. Guardate là. Non notate nulla di strano? Eccolo, è lui! No, sta scappando! Sembra che sia diretto verso il fiume. Forse inseguiamolo. Ok, voi proteggete Melissa. Ne facciamo attenzione anche noi, certo. Madonna, ma se lo prendo. Io sto in bici, sono più veloce. Ma quello, guarda questo come si è buggato, guardalo. Dove vado? Non so dove andare. Aiuto, dove devo andare? Non so cosa fare. Oh, buono, sbaggati. Oh, niente, niente, rimane. Zitta, macchina. Ho ragione io perché sono in bicicletta. Va bene. Andiamo verso il fiume. Dai, sì, passiamo col rosso, vai. Non ci ferma nessuno. Tranne un camion che potrebbe sbucare all'improvviso e mettere fine alla nostra patetica e inutile esistenza. Che tristezza. Ecco il fiume. Tatsumikawabata. No, su. Tatsumikawatabata. No, non sono avvezzo di questo posto. Ah, sarebbe tipo i fiumiciattolo. Ah, questa è nuova perché. Fegato di plastica. Bene, bene. No, no, io entro un attimo qui che c'ho la roba da. Allora, è andato qua giù ora? Oh, no, di qua. Ma là cosa c'era? Ok, no, niente. Vediamo un po'. Intestino di plastica. E ora un altro. Ma quanti ce ne sono? Se non sbaglio dovrei averli visti a scuola. Già, anche io. Ma dov'era? Scusate, mi sono perso. Ah, proprio fiume fiume. Ah, qua è dove stavamo l'altra volta. Dove siamo arrivati con Nate. E cuore di plastica. Ai. Un fegato, un intestino e un cuore, tutti di plastica. Ma che succede? Ah, sento una potente aura qui nei dintorni. Diamo un'occhiata. Sì. Ora sapete cosa si fa? Si scansiona l'area. Eccolo qui. Ah, ma è una di quelle crepe, la Yomagia. Ah, proprio ok. Tipo Perry. Ho capito, bisogna di farlo con tempismo. Ci sta. Mamma mia. Ehi, voi! Non vi hanno mai insegnato a non disturbare gli sconosciuti? Cosa? Ma senti chi parla? Sei tu quello che continua a inseguire Melissa? Quindi gli organi di plastica che abbiamo trovato appartenevano a lui? Anatocomico. Ah, bello. Sì, esatto. Io sono Anatocomico. Anatocomico. Wow, che nome curioso. Ah, ora vi mettete anche a scherzare? Prendetemi subito i miei organi finti. Ma pure. Hai ragione. Ecco a te. Sta girato per non far vedere che gli mancano gli organi. Dei geni quelli di level 5. Bene, finalmente ora sono organizzato di nuovo, grazie. Per quale motivo ti sei messo a spiare Melissa? Perché mi sono innamorato di lei, ecco il motivo. Quindi tu saresti innamorato? Ma sei un modello anatomico! E con questo, è forse dire che non posso provare sentimenti anche io? Sapete, stavo giusto pensando di dichiararmi a lei oggi stesso. Ma poi l'ho vista circondata da quei tre ragazzi e mi sono scoraggiato. Te e gli altri sono suoi amici. Volevano solo proteggerla da te. Come? Stai dicendo che stavo spaventando la mia amata? Beh, perché non ti dichiari e basta? Sì, credo che abbiate ragione. Non è mai positivo tenersi dentro ciò che si prova, dopo tutto. Perciò sareste disposte a darmi una mano? Vuoi davvero che ti aiutiamo a dichiarare a Melissa il tuo amore? Siamo sicuri che funzionerà? Dobbiamo provarci, è l'unico modo per risolvere questa situazione. Ah, mi raccomando, non ti limitare a dichiararti. Ricordati di scusarti con lei. Certo, tranquilla. Bene, ora torniamo alla tetta e agli altri. Andiamo, anatocomico. Sì, forza, non perdiamo tempo. Anatocomico, bello. Un comico nato.
Ok. Parliamo con lei. Grazie per essere venuta, Melissa. Abbiamo finalmente scoperto l'identità di quell'ombra misteriosa. Vorrebbe parlarti di qualcosa di molto importante, ti andrebbe di ascoltarlo? Va bene, d'accordo, sono pronta. Solo che ha un aspetto, come dire, originale. Bello, vedrai tu, ti ci porto subito. Piacere di conoscerti, Melissa. Il mio nome è Anatocomico. Io volevo chiederti scusa per il mio comportamento, non volevo spaventarti. Un modello anatomico in grado di muoversi e di parlare? Ma è fantastico! Sai, negli ultimi 50 anni tu sei stata l'unica a comportarsi bene con me. Ricordo perfettamente quando venivi a trovarmi nell'aula di scienze. Tu mi piaci, Melissa, mi piaci tanto! Ti ringrazio per le belle parole, Anatocomico. Ma mi devi perdonare, non posso ricambiare i tuoi sentimenti. Friendzonato male, poverino. Oh, capisco. Dopotutto sono solo un semplice modello anatomico yokai. No, mi hai fraintesa! Volevo solo dire che forse mi hai confusa con qualcun'altra. Cosa? Come potrei averti scambiata per un'altra persona? È impossibile! Ora calmati, Anatocomico. Sei forte. Cerca di non piangere. No, come ho fatto a sbagliare mira? Avrei dovuto colpire quella ragazzina. Guardate, l'autocomico si è bloccato di colpo! Che sta succedendo? Oh, forse è meglio che mi defili per il momento. Demon Gufo, hai problemi di vista per caso? Bello. Così ci piace. Anato mostro, vale lottare. Ma che belli. Che belli nomi. Ma così non posso rubare nulla? Ora posso rubare. Ah, perché dopo un po' va via da solo, va via, certo. Oh! Ah, colpisce anche con l'intestino, bello! Grande! Non mi prendi? Morbidiante in aiuto, grande. No. Ah, ok, è esploso. Ah, ok, certo. Mi è scomparso tutto quanto. Se volessi cambiare yokai, tipo Gibanyan. Che cosa succede? Oh, non si capisce niente. Ok, continua a perdere pezzi, ottimo. Mi piace. Allora, Cole. Dovrebbe un attimino ricaricare Cole, tutti quanti noi. No, com'è che si dava agli amici? Ma perché fa così? Non capisco. Non dà lui? Non dà. Ah, certo. Ah, perché... Mamma mia. Mamma mia. No, sto cercando un attimino di riprendere confidenza con i comandi perché non mi ricordo niente.
Ok. Oh, Koma-san ci sta quasi per trasformarsi, eh. Ci siamo quasi con Koma-san, eh. Vai, Koma-san, Shadow Side. Ok. Bene. Ma che bello, guarda. Eccolo qua. Certo, se girasse l'inquadratura però non farebbe schifo, eh. Summer in aiuto, grande. Oh, ok, Koma-san. Jibanyan. Niente, date un po' malino. Bene, ok. Calma, calma. No, proprio mo! Wow. Però questa è una prima vera lotta, proprio. Un po' più di difficoltà, insomma. Cioè, per quanto poca. Ok, ah, quindi Summer fa per conto suo. Brava, Summer. Così mi piace. Il problema qua è proprio la telecamera che fa davvero pena. Mamma mia. Ma comunque è andato, dai. Ah, era carico, ehi. Perché non me l'ha fatto? Ma che bellino. Buongiorno. Ma dai. No, è ancora in forze. Siamo in pericolo, ragazzi. O forse no. Quella luce. Che si tratti della stessa sciabola del tuono di Akala? Rispondimi, Akala. Io e i miei amici abbiamo bisogno di te. Vieni fuori. Akala il saggio. E ora c'è la parte divertente, allora. Ui. Bello. Ah, ok, quindi è così, eh. Bene. Ottimo. Ti colpisco proprio il sedere, ma ti taglio le pale eoliche. Raffica finale! Ah! Denghette di istruzione, coso. Yeah. Ok, ora iniziamo a capirci. Ora iniziamo a capirci come gira la faccenda. Ah, e ora con Akala il saggio, direi che è tutta in discesa. Basta così, è nato comico. Fermati immediatamente. Isabella. Isabella. Isabella? Ma non era Melissa? Ma che, perché Melissa e Isabella? Mi sono confusi. È nato comico. Che bello vederti sano e salvo. Che cosa ho fatto? Pensavo che dichiararmi a te mi avrebbe garantito la felicità, ma... All'improvviso ho avvertito una forza oscura crescere dentro di me. Sì, ce ne siamo accorti. Ci hai attaccati senza che noi ce l'aspettassimo. Mi chiedo quale fosse la causa di tutto questo. Hai preso le mie difese nonostante il mio comportamento. Grazie, Melissa. Ascolta, Anato Comico. C'è qualcosa che dovresti sapere su di me. La ragazza che ti piace non sono io. Beh, sì, mia nonna. Cosa? Tua nonna, hai detto? Sì, vedi, anche mia nonna frequentava questa scuola. Sicuramente si fermava a parlare con te quando andava nell'aula di scienze. La nonna era davvero fantastica, vero? Si chiamava Machiko. Forse ti ricordi di lei? Machiko. Ma certo, la ricordo tutto! Sì, tua nonna parlava sempre con me.
Lei mi ha sempre parlato di te, sai, fin da quando ero una bambina. Ora invece sei una donna adulta. Per questo mi sento rassicurata quanto ti guardo, anatocomico. Quindi Machiko non si è dimenticata di me. Grazie di cuore, Melissa. Mi hai fatto ricordare i bei tempi della mia giovinezza. Non penso che un modello anatomico invecchi, però. Ora posso restare un modello anatomico anche per i prossimi 50 o 100 anni. Certo, sono ancora un po' giù perché mi hai rifiutato, ma me ne farò una ragione. Non puoi fare altro. Ehi, dove vai? Se n'è andato. Ma ora mi sembra che tu stia molto meglio, Melissa. Già, direi che possiamo dichiarare chiuso il caso dell'ombra misteriosa. Grazie per avermi aiutato, ragazzi, vi sono estremamente riconoscente. Credo che da oggi in poi passerò molto più tempo nell'aula di scienze. Sei davvero sicura di quello che dici? Anche se non è molto accurato quel modello, eh? Non so se ci capiamo. A presto, anatocomico. Speriamo di incontrarci di nuovo. Lui, proprio con la tristezza del cuore. Ah, modello anatocomico. Speriamo che un giorno possiamo rincontrarci. Oh, mordi piante, è salito di livello. Un altro armature yokai. Arma, armature. Oh, certo. Che giornata interessante oggi, eh? Per un momento ho pensato che foste spacciati, ma alla fine avete vinto. Per chi ci hai preso? C'era Akala con noi, ehi. Hey. Eppure mi chiedo chi può aver lanciato quegli incantesimi misteriosi. Già, non ho idea di chi possa essere stato a dire il vero. Mi chiedo se possiamo davvero fare qualcosa per salvare Valdoro. Non dire così, Cole! Con Akala al tuo fianco sarà una passeggiata. Ce l'hai dimostrato anche oggi, no? Stai migliorando sempre di più. Hai ragione lui, Cole. E poi potrai sempre contare sui tuoi amici. Proprio così. Allora, ti abbiamo convinto adesso? Demon Gufo. Cosa? E questo chi è adesso? Voi l'avete mai visto, ragazzi? Cosa succede? Non riesco a muovermi. Tremate di paura, umani. È giunta la vostra ora, finalmente. Ora fa lo sgargiullo perché no, ah, vi ho intrappolati. Invece contro Alphonse, no, padrone, la prego, mi risparmi. Ora basta. Cosa? Kaira! Che vergogna. Tentare di eliminare questi ragazzi è davvero triste da parte tua. Sai? Gio Kaira. Ma tu sei. Ricordate le mie parole, sciocchi. Ci rivedremo molto presto. Pensavo leggesse. State tutti bene, ragazzi? Tu sei. Ma certo, sei il re di Yokai World, il successore di Emma il Grande! Eh già. Ve lo presento, lui è Kaira il Sovrano! Come ogni re che si rispetti compare dal nulla per salvare i suoi sudditi! Ho semplicemente avuto un brutto presentimento e sono corso qua. Possibile che uno yokai cambi forma? Perché cambia il sovrano dello Yokai World? Potrebbe essere. Salve, detective. Non ci vedevamo dalla battaglia contro Re Rasen, dopo il film, chiaro. Grazie per averci salvati, maestà. Come mai vi trovate nel nostro mondo? Beh, la verità è che il mondo degli umani sta affrontando una grossa crisi. Una crisi! E ci dica, toccherà a noi salvarla, non è così? Esatto. Ma questa volta non sarete soli. Con voi ci sarà anche il leggendario maestro dello Yokai Watch. E noi sappiamo benissimo chi è, vero? Wow! Devo ammettere che è andata molto meglio di quanto mi aspettassi. Wow! Davvero, davvero wow! Nulla da dire. Se non che stiamo entrando nel vivo della storia. Dopo il secondo capitolo, in genere, in Yokai Watch si inizia a ingranare alla grande. E qui sta succedendo lo stesso. Bene! Domani continuiamo ovviamente la serie. È uscito anche il video su come installare la patch di Yokai Watch 4 per Nintendo Switch, Yuzu e Ryujinx. Alcuni di voi però mi hanno detto che hanno problemi con la patch di Yokai Watch in italiano. Non parte la patch o non parte il gioco se non avete la versione 2.2.0, non la 2.0 o la 1.0, la 2.2. Quindi assicuratevi di avere la versione esatta. I link li trovate tutti quanti nel video della guida.
Detto questo, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Bye bye!